ottimo. La metto qua, scusami. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, nella mia presentazione proverò a fare un excursus da, partendo diciamo, dalle analisi sull'incidentalità stradale che derivano dai nostri studi, quindi con un focus specifico sul tema della ciclabilità, e poi vediamo il mondo del mobility management come contribuisce per i dati insomma, che abbiamo potuto acquisire dai piani di mobilità aziendale a questo aspetto di mobilità. Scusa, per dire un attimo. Come sapete, Roma Servizi per la Mobilità gestisce il centro di competenza sulla sicurezza stradale, che è un settore proprio di agenzia che cura la raccolta, la gestione e l'analisi dei dati sulla incidentalità e promuove iniziative finalizzate alla diffusione di buone pratiche. Sulla base dei dati ISTAT analizzati dal nostro centro di competenza, abbiamo provato a fare un focus sull'incidentalità collegata all'uso della bicicletta, che è un tema ovviamente caldo anche alla luce degli ultimi disposti normativi appunto dell'INAIL. Allora, come diciamo, i dati fondamentali, i dati più salienti dello studio evidenziano, noi come sapete dal piano generale del traffico urbano Roma Capitale ha l'obiettivo di far crescere la quota modale della bicicletta dall'attuale 0,6-0,7% ad un 4%. Opinione personale che evidentemente una crescita così importante si può ottenere facendo degli investimenti infrastrutturali, questo diciamo, a mio parere da persona che cerca di utilizzare la bicicletta anche per la mobilità casa-lavoro. Però vediamo intanto i principali dati e quello che si sta facendo. Allora, il piano del traffico, quindi come dicevo, ha questo obiettivo e chiaramente il piano prevede la realizzazione di quelle che sono le indicazioni programmatiche del piano quadro della ciclabilità. Perdono, scusa, volevo orientarlo meglio. Ecco. Il piano quadro della ciclabilità che prevede degli interventi infrastrutturali, come dicevo prima, quindi la realizzazione di una rete portante di 245 km, una rete locale e una diffusione di posti bici presso i principali nodi del trasporto pubblico di 2700 unità. Sono numeri ancora contenuti, però è comunque un obiettivo concreto del piano generale del traffico. Analizzando i dati di incidentalità legati alla bicicletta, vediamo che appunto fonte ISTAT il numero di incidenti cioè, che coinvolge biciclette è pari a 246 unità nel 2012. Questo è il dato purtroppo più recente analizzato da fonte ISTAT, però fa capire insomma, che nell'ultimo periodo di analisi il trend di incidentalità è abbastanza è tendenzialmente crescente. E oltretutto l'altro dato che si rileva è che negli ultimi 7 anni di analisi è cresciuto del 16%. Altro dato che sottolinea la preoccupazione sulla materia è che l'indice di gravità, nel senso la percentuale di morti, è pari a 1,3 su 100 casi analizzati, e che è un numero nettamente superiore rispetto alla media tra i modi di trasporto. Questa è la mappa che vista così è una drammatica dei punti analizzati nel quinquennio di riferimento, anzi scusate dal 2005 al 2012, la mappa dei punti in cui sono avvenuti incidenti che hanno coinvolto biciclette, i ballini più grandi sono gli incidenti mortali. Da un'analisi insomma, non risulta una concentrazione, una correlazione fra flussi e incidenti e se risulta diciamo, una diffusione abbastanza omogenea sul territorio, anche perché tendenzialmente i percorsi in bicicletta sono non proprio sulla viabilità principale.
Quindi questo già fa pensare che gli interventi sono non banali, non semplici, bisogna fare dei ragionamenti in materia di ciclabilità locali, molto centrati sugli itinerari adatti ai ciclisti. Questo è il resto del territorio urbanizzato, quindi Ostia, Cilia, insomma la zona verso il mare, e effettivamente anche qui c'è una diffusione abbastanza ampia. Io mi sarei immaginato una concentrazione lungo la litoranea, perché tendenzialmente io avrei apprezzato una pista ciclabile lungo il mare. Allora, questo è il quadro pessimistico. Adesso vediamo intanto quali sono pessimistico. No, nel senso, l'ho chiesto io il quadro chiesto... pessimistico, ho detto da cosa partiamo, esatto. Che cosa abbiamo, dobbiamo ragionare. Quindi non possiamo dire andiamo in bicicletta tutti quanti. Certo. La Chietta Martellato mi ha chiesto di fare il focus, io quindi vi presento questi dati, che ovviamente come tutti i processi richiedono un'analisi della problematica, con l'obiettivo poi di centrare degli interventi specifici, e quindi chiaramente queste informazioni sono la base di ragionamento per gli interventi dei piani particolari del traffico, che come dicevo prima, essendo diffusa sul territorio questa problematica, chiaramente poi i dati di centralità vengono calati nel contesto puntuale, e quindi sono poi l'obiettivo di studi risolutivi. Quindi diciamo il tema, cioè l'obiettivo della presentazione del dato è propositivo, poi vediamo come si possono mettere in piedi altri strumenti di affinamento della problematica. Interessante è questa mappa che troverete anche in formato cartaceo esposta all'esterno. È la rete delle linee di ATAC che consentono il trasporto della bicicletta, che integrata alla diciamo, modesta rete di piste ciclabili oggi esistente, fornisce un ulteriore contributo in materia di spostamenti di lunga percorrenza, perché immagino che l'uso della bicicletta sia più per spostamenti brevi, ma se una persona deve attraversare la città, questo è un ulteriore ausilio frutto dell'accordo con ATAC. Quindi vedete una rete che inizialmente era composta solo dalle infrastrutture su ferro e della linea 791, e adesso questa rete è nettamente più ampia. L'azione Mobility Manager, io in ogni convegno ripropongo sempre un paio di slide di inquadramento, chiedo scusa ai Mobility Manager che ovviamente le conoscono, però per chi non conosce bene il supporto che Roma Servizi per Mobilità per conto di Roma Capitale fornisce ai Mobility Manager, questo è riassunto con queste due slide. Di fatto noi sosteniamo i Mobility Manager nelle attività di progettazione dei propri piani di mobilità aziendale, e cerchiamo di fornire ad essi un supporto per l'analisi e la soluzione di problematiche specifiche con riferimento ai temi di spostamento casa-lavoro e non solo dei propri dipendenti. E quindi in questo noi cerchiamo di favorire l'uso del trasporto pubblico con azioni concertate di affinamento degli orari, delle linee per quanto possibile, purtroppo in questo momento dove le risorse pubbliche sono contenute, e veicoliamo anche insieme ad ATAC l'azione di incentivazione all'acquisto di titoli Metrebus, purtroppo risorse in fase di esaurimento, ma su questo sono aperte due porte. Anticipando la domanda che sicuramente sarebbe venuta dalla platea, io cerco di dare la risposta leggendo nel pensiero. La prima possibile soluzione è in fase di studio da parte di ATAC, che è quella ovviamente di riproposizione di un contributo del 4% come era prima di questa contribuzione. E poi la nuova campagna di incentivazione, le cui risorse sono disponibili finalmente, perché discendono, come sapete, da contributi del Ministero dell'Ambiente e di Roma Capitale. Questi contributi potranno
cioè sono stati assegnati in quanto, vi dico sinteticamente, si è raggiunta la soglia di sviluppo dei progetti di mobilità sostenibile tale che ha consentito al Ministero dell'Ambiente, che io, oggi non fanno intermetto, che il Ministero dell'Ambiente ha quindi svincolato sostanzialmente la terza rata di contribuzione, in questa sono presenti dei fondi. Fondi che possono rialimentare più o meno con un punto equivalente all'attuale la campagna di incentivazione, però chiaramente per diventare concreta questa azione è necessario che Roma Capitale produca un'azione di assegnazione di questi fondi tramite una determinazione dirigenziale, quindi occorre quest'ultimo passaggio che chiaramente necessita di una valutazione da parte dell'amministrazione anche in termini di opportunità. E il tema dell'incentivazione dei titoli metrobus è parallelo a quello dell'incentivazione dei piani di mobilità aziendale. Per entrambe le azioni le risorse sarebbero disponibili, però adesso diciamo è in fase di valutazione conclusiva l'indirizzo da parte dell'amministrazione per chiudere la partita, quindi su questo dobbiamo attendere ancora penso un breve periodo. Per quanto riguarda altri temi specifici, in questa slide ho messo due spunti nuovi, non è pubblicità, ma questo per darvi un segnale sui tentativi di stimolare il mondo del mobility management con nuove proposte. Allora, entrambe le abbiamo veicolate per mail ai nostri colleghi mobility manager. La prima è questo accordo che abbiamo fatto con ACI Vallelunga in materia di sicurezza stradale. Sono uscito un secondo dal seminato solo per utilizzare la platea per fornire qualche informazione. Questo accordo ci ha consentito di fare un paio di giornate a cui avete aderito in maniera massiva di formazione sulla pratica sul campo presso l'autonomo di Vallelunga. Sono delle giornate proposte ai mobility manager per valutare il corso e poi per comprendere se può essere di interesse applicativo verso i propri dipendenti, insomma, per quello che ritenete opportuno. Quindi al corso sono stati invitati mobility manager e fleet manager. L'altra azione, diciamo simpatica, io personalmente non la aderirei, però io lo racconto. Questa società che ha realizzato questo piccolo portale di scooter pooling, insomma scooterino, che di fatto consente di dare e ottenere passaggi in moto, ne ha fatto una versione dedicata ai mobility manager, cioè se un mobility manager è interessato ad aderire a questo portale, con un accordo ovviamente non oneroso, loro sono disposti a collegare alla persona iscritta il logo della propria azienda. Quindi se io sto provando a far fare un accordo con Roma Servizi per la Mobilità, quindi l'Andrea Pasotto, quando darà o offrirà un passaggio, accanto al nominativo sarà presente il loghetto di agenzia, quindi la persona che dà o riceve il passaggio è in grado di capire se l'altro soggetto è un soggetto di un'azienda A o di un'azienda B. Quindi diciamo è una cosa simpatica che io sinceramente disapprovo, però nel senso che ho venduto la moto 2 anni fa perché la ritengo pericolosa, però diciamo per chi ha una sede centrale può essere sicuramente di interesse. E in materia sempre di ciclabilità, altri due temi sviluppati da Roma Servizi sono il progetto Passa, penso che già conoscete, che ha l'obiettivo di fare un focus su gli effetti sulla salute collegati all'utilizzo della bicicletta in modo sistematico. È un test per il quale Roma chiede 2.000 volontari che aderiscono semplicemente alla compilazione di questo questionario, e tutto in quadro di un progetto europeo
che ha l'obiettivo appunto di sviluppare in maniera integrata questi temi di collegamento fra salute e utilizzo della bicicletta, che è un aspetto da non trascurare, perché da una parte noi segnaliamo il tema della sicurezza stradale connesso all'uso della bici, dall'altra effettivamente occorre evidenziare l'importanza dell'uso di questo mezzo in modo sistematico anche ai fini del benessere. Sempre collegato a iniziative per il sostegno della ciclabilità, ricordiamo questo European, scusate l'inglese, Cycle Challenge, ecco, grazie per il supporto. Entro questo mese si chiude il periodo di competitività internazionale sulle città che partecipano a questa esperienza, che penso conoscete. Molti mobili manager hanno chiesto di fare una propria subsezione Roma Mobility Management, quindi c'è gruppo Roma, sottosezione mobili manager, e poi c'è il gruppo aziendale, quindi si crea questa simpatica competitività tra le varie aziende. L'obiettivo è portare in alto Roma in termini di quantità di biciclette, di persone che utilizzano la bicicletta per i propri spostamenti sistematici. Qualche dato su mobility management, cioè sull'uso della bicicletta, che deriva dall'analisi dei piani di mobilità aziendale. Qui faccio una brevissima parentesi: ancora non siamo riusciti a mettere a punto questo fantomatico portale che dovrebbe consentire a tutti i mobility manager di fare un questionario unificato. Il mio obiettivo, che insomma, non è un obiettivo complicato, però richiede un supporto informatico che ancora non si è definito bene, era quello di fare in modo che un mobility manager potesse richiedere ai propri dipendenti di compilare il questionario sugli spostamenti di casa lavoro direttamente sul portale Roma Servizi di Mobilità, con l'obiettivo finale di avere un questionario omogeneo, dati e strutturati, di pronto uso sia per il mobility manager che per agenzia, con lo scopo finale di consentirci di fare delle analisi ad uso comune in materia di telelavoro, ciclabilità, uso di navette e quant'altro. Mea culpa, ancora non ci siamo riusciti, però insomma questa è una cosa che risolveremo in tempi brevi. E quindi qui vi presento qualche dato che deriva da un'analisi un po' più artigianale, frutto di una valutazione sui macrodati. Allora, risulta che dai dati acquisiti su un 60% delle aziende che hanno compilato il piano di mobilità aziendale, la quota modale varia fra lo 0,6% e il 5%. Quindi, mi permetterei di dire che mediamente siamo al di sopra della media romana, visto che la media romana è 0,6%, se facciamo una media aritmetica insomma siamo sul 2,8%, quindi insomma i nostri mobility manager ci evidenziano una propensione all'uso della bicicletta superiore alla media romana. Alle domande specifiche relative alle indicazioni che vengono dai dipendenti circa la propensione all'uso della bicicletta, la risposta è abbastanza banale, però articolata in ordine di importanza. Risulta che la presenza delle rastrelliere presso la sede di lavoro è un indicatore importante. Paradossalmente io l'avrei messa al contrario, mi sarei immaginato prima le piste ciclabili e poi la presenza di spogliatoi, quindi la presenza di rastrelliere. Comunque sostanzialmente la presenza della rastrelliere, piste ciclabili e spogliatoi sono i tre temi fondamentali che sono chiesti dal ciclista sistematico. Sulla questione della rastrelliere mi viene sempre in mente quello che diceva l'architetto Angelelli, cioè che le rastrelliere non devono essere banali, ma devono essere delle rastrelliere che consentono realmente di bloccare la bicicletta, quindi devono essere alte per determinate caratteristiche. Peraltro mi hanno appena rubato il sellino della bicicletta, quindi altro tema è quello di, mi raccomando, legate il sellino
al telaio della bicicletta, perché per ricomprarlo non è semplice, ci sono 18 tipi di canotti diversi e ci ho impiegato un mese per ricomprare il necessario. Poi altro dato interessante è che l'8% delle aziende che ha redatto il piano ha una dotazione di rastrelliere, quindi siamo ancora bassi come percentuale, quindi questo è un segnale. In generale comunque mi preme sottolineare che quando saranno assegnati finalmente questi fondi per il sostegno dei piani di mobilità aziendale, i due temi innovativi centrali saranno senz'altro il sostegno alla ciclabilità e il sostegno alla mobilità elettrica. Su questo vi anticipo, sul tema mobilità elettrica, un'altra piccolissima deviazione è che abbiamo appena consegnato all'amministrazione Roma Capitale il piano della mobilità elettrica. Non vi posso dare delle anticipazioni ovviamente perché il piano deve essere ancora analizzato dall'amministrazione, però questo prevede delle iniziative anche a sostegno delle aziende che vorranno sostenere la mobilità elettrica. Vi faccio un flash, do un flash su questo tema nuovo perché credo che sia di vostro specifico interesse e provo a spiegarmi. Allora, abbiamo lanciato dalla Settimana Europea della Mobilità da queste iniziative nate in quel periodo, abbiamo concretizzato finalmente il progetto del Mobility Manager Scolastico, un progetto che ha due focus, ancora non riguarda specificamente le università perché per nostra fortuna i mobility manager universitari sono molto attivi, quindi non necessitano ancora di un sostegno perché diciamo anzi sono loro che ci sostengono. Invece purtroppo le scuole stanno a zero. C'è la necessità di introdurre il concetto della mobilità sostenibile nelle scuole, l'abbiamo compresa sul campo, perché è stato molto faticoso far nominare i mobility manager scolastici nonostante la presenza di questo fondo di 35 milioni di euro al sostegno del progetto. Di fatto, non essendo ancora concreta questa la linea di assegnazione delle risorse e non essendo prioritario per le scuole far partire iniziative che non stiano nel piano dell'offerta formativa, che non stiano in un mondo di sostegno ai professori e quant'altro, è stato veramente difficile, tant'è vero che noi sul nostro portale abbiamo ad oggi soltanto 12 istituti iscritti ed abbiamo incontrato tutti questi 12 mobility manager e gli attivi sono solo 4 ed uno soltanto fino adesso ha fatto qualcosa di realmente concreto, quindi è veramente faticoso. Noi siamo fermamente convinti che il mobility management scolastico sia un'azione strategica. Dico solo tre parole, cioè carpooling è banale, per una scuola elementare che il fatto che i genitori si auto-organizzino per fare carpooling è un sillogismo, siamo tutti genitori e tutti siamo veramente convinti che dare un passaggio all'amico del figlio o della figlia sia una cosa dovuta e è sicuramente fattibile, non solo all'andata ma specialmente quando andiamo a riprendere i figli. Quindi sono tutti convinti che sia una cosa facile da fare, abbiamo messo in piedi le linee di azione, insomma tutto, e abbiamo creato anche un percorso logico, ve lo racconto perché ci siete anche voi mobility manager in questo percorso e vi anticipo un'idea. Allora, il percorso prevede questo, che la scuola definisca nel piano di offerta formativa innanzitutto deve nominare il mobility manager, il mobility manager essere formato da noi, questo è ovvio. Dopo di ciò c'è questa introduzione del piano d'offerta formativa del progetto che riguarda queste iniziative di mobilità sostenibile. Dopo di ciò il genitore, quando il prossimo andrà a scrivere il proprio figlio, dovrà finalmente compilare un questionario sullo spostamento a casa a scuola e evidenziare la propensione a dare o ricevere passaggi in carpooling, in piedi pooling, in bike pooling. E su questo breve finestra abbiamo aperto un canale di comunicazione con l'associazione Movimento, non l'associazione Bike to School, stiamo provando a lavorare con loro, hanno un pacchetto di 25 scuole, una volta al mese accompagnano i ragazzi in modo strutturato in un percorso casa scuola su degli itinerari che stanno sul loro portale, quindi abbiamo cominciato a ragionare pure con loro.
E, dicevo, quindi partono quindi delle iniziative. Abbiamo parlato con alcuni presidi, devo dire che questo tema è letto con fatica, perché dico, ah, un altro impegno, cioè abbiamo mille cose da fare, ma chi è il professore che fa, ma perché lo deve fare, bla 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 bla. E poi abbiamo detto finalmente una parolina che li ha attivati, cioè dico, fare presente, cioè rendetevi conto che esiste il decreto buona scuola, legge, non so adesso a che livello è arrivato, che stanzia 5 milioni di euro per l'alternanza scuola-lavoro. E allora lì i presidi si attivano. E quindi gli abbiamo detto, a parte i 5 milioni, abbiamo detto, vi possiamo risolvere un problema, cioè i ragazzi del quarto e quinto devono fare 200 ore di alternanza scuola-lavoro se sono licei, 400 ore se sono istituti tecnici, cioè una quantità enorme di ore di questi ragazzi che devono fare qualcosa che assomiglia più al servizio militare che a una cosa utile. Allora noi abbiamo detto, cogliamo l'opportunità, cioè cara scuola, tu ci dai questi ragazzi, non so perché ho detto questa cosa folle, noi li istruiamo con una settimana di formazione, dopo di ciò li possiamo introdurre in alcuni percorsi. A, una volta formati sono al servizio del mobility manager scolastico, B, sono al servizio del mobility manager di altre scuole, C, sono al servizio dell'università, per esempio se può essere interessante un percorso di un certo numero di ore da fare in un'università con lo scopo di lavorare con mobility manager dell'università, entrare, fare qualche ora dentro l'università e capire che cos'è l'università. Altra cosa, a disposizione i mobility manager del mondo del lavoro, quindi voi che potreste farne richiesta. Ultima cosa, voi mobility manager avete potreste aprire le porte delle vostre realtà a questi ragazzi, quindi non solo ai mobility manager scolastico, ma anche come esperienza di formazione professionale. Quindi si crea l'opportunità di creare un collegamento tramite mobilità sostenibile tra la scuola e il lavoro attraverso una cosa concreta. Detto ciò, proprio la settimana scorsa ho parlato con l'ufficio legale per cercare di capire che problemi potremmo avere noi in termini anche assicurativi, però non sembra una cosa impossibile, proprio perché questi fondi riguardano proprio il sostegno in tema di sicurezza. Quindi questi ragazzi potrebbero avere un'assicurazione coperta da questi fondi. Quindi ecco, diciamo, vi lascio con questo messaggio, che poi seguirà chiaramente con una documentazione concreta, strutturata, cerchiamo di capire bene il pro e contro della vicenda, magari vi chiederemo di valutare l'opportunità di presentare delle candidature, non so, l'azienda A magari chiede 10 ragazzi, 20, 30, 40, quello che è, facendo quindi del bene. Altra cosa, appunto, giusto per essere pratici, no? Per esempio mia figlia che fa il liceo classico può pensare, ma cosa mi interessa di andare a fare esperienza presso la BNL, tanto per fare un esempio di una società con cui ho già parlato e che il movimento si è mostrato anche inizialmente interessato, no? Ma noi non abbiamo soltanto banche, non abbiamo soltanto aziende di telecomunicazione, ma abbiamo ministeri, per esempio il Ministero dei Beni Culturali, ci sono associazioni, quindi è un mondo così ampio che può diventare una grande opportunità. E, ecco, questo è sempre il tema di mobilità sostenibile, poi termino. E per farvi capire quanto è semplice l'aiuto che possiamo dare a queste scuole, che ha lasciato il mobile manager scolastico a bocca aperta, questa è un'attività che mi ha richiesto 5 minuti su Google Maps, però purtroppo le scuole, nonostante tutto, non è che sono così smaliziate sull'utilizzo di strumenti che per noi sembrano banali. Mi sono fatto dare l'elenco degli indirizzi, l'ho messo in un minuto su Google Maps, glieli ho rimandati, e questi pallini sarebbero le zone dove si possono fare dei semplici ragionamenti di carpooling. Parliamo di nuclei da 30-40 ragazzi, e basta che i genitori si vedono in un luogo, possono fare, oltre ai bypooling, tornando sul tema dell'evento, si possono fare dei ragionamenti anche di bike pooling, dove uno o due genitori possono fare questa cordata di ragazzi in maniera strutturata, alternata. Certo, in alcuni quartieri, in alcune zone la cosa è più fattibile, in zone più trafficate è un pochino più complicato, però ecco, il messaggio è che questa
questa associazione, come Bike to School, dico questa perché l'abbiamo conosciuta per un puro caso, organizzano concretamente proprio delle passeggiate assistite, cosa che io reputo abbastanza pericolosa, immaginare questi bambini per scuola, cioè, però di fatto loro hanno risolto il problema semplicemente chiedendo che i bambini fossero accompagnati dai genitori, e questo ha fatto nascere, ve lo dico così giusto per curiosità, anche un beneficio indotto, perché il genitore si è comprato la bicicletta per andare col bambino a scuola e dopo ciò ci va anche al lavoro, e mi dicevano che una percentuale importante dei genitori ha imparato l'uso della bicicletta grazie a questa semplice occasione. Quindi diciamo, il messaggio in generale da lasciare è che effettivamente l'approccio verso la bicicletta deve essere innanzitutto testato, provato sul campo, perché oltre alla teoria bisogna creare iniziative affinché le persone siano proprio realmente stimolate a provare questo mezzo, perché poi una volta provato è in parte significativo e ci si affezionano. Grazie.